caffè decaffeinato è quel caffè a cui sono estratte gran parte delle cere, intese come 5 carboidrossitriptamidi, sostanze irritanti la mucosa gastrica. Si stima che circa il 20% della popolazione soffra di problemi gastrici a seguito del consumo di caffè, e questi stessi parrebbero dovuti alla presenza proprio di queste sostanze, la cui estrazione in misura importante attraverso appunto la deceratura ne permetterebbe il consumo ad essi senza avere questo disturbo. Quindi andiamo ad offrire la possibilità anche a chi non prende un caffè perché gli dà fastidio allo stomaco, di poterlo invece prendere senza che questo fastidio si presenti. Ecco quindi che proponiamo ai produttori un prodotto che va ad aggiungersi a quanto già offrono e permetterebbe un aumento dei consumi complessivamente, perché ovviamente si inserisce con una filosofia simile a quella del decaffeinato in un'area dove il consumatore evita il consumo per evitare determinati fastidi. Un po' come il decaffeinato invita il consumatore a bersi un altro caffè, buono ovviamente, perché altrimenti non ha senso berselo, anche se non vuol bersi troppa caffeina, non vuole arrivare ad un consumo eccessivo di caffeina, quindi non vuole subire gli effetti negativi che una dose eccessiva di caffeina senz'altro danno. Altrettanto, un caffè decerato permette a coloro che evitano il consumo eccessivo o anche semplicemente anche normale di caffè, perché ne soffrirebbe il loro stomaco, col decerato questo non succede. Non succede in quel 20% di popolazione stimato che di questo soffre.